Buonasera a tutti. Volevo parlarvi di rifiuti. Immaginate i rifiuti divisi in due grandi tronconi, la raccolta e lo smaltimento. La raccolta, Buzzi diceva, ama sono io, ama si occupa di raccolta. Che cosa succedeva un giorno? C'era la cooperativa Edera che si era messa d'accordo con Buzzi per quanto riguarda un appalto per la raccolta dei rifiuti nei ristoranti, che è una grossa fetta di mercato. Bene, Edera non stava rispettando questi accordi e Buzzi andò su tutte le furie. Rischiava quindi Edera di vincere questo appalto contro gli accordi. Che cosa fece? Chiamò gli intermediari Buzzi su tutte le furie. E chi sono questi intermediari? I politici, i nostri amministratori. Su tutti faccio degli esempi: Padanè, Regione Lazio, Coratti, che era il presidente del consiglio del comune, Ozimo, assessore alla casa. E come diceva Marcello prima, questi assessori, questa lista, se voi andate su internet, leggete le dichiarazioni di Marino dell'epoca, e disse: io queste persone le ho scelte io in base a un rapporto personale fiduciario. Questo ricordatevelo sempre. Poi Marino arrivò e cambiò i vertici di AMA. Questo è un po' normale, perché qualunque nuova amministrazione arriva e cambia i vertici. Bene, chi sceglie come direttore generale attualmente di AMA? Il dottor Filippi, che due mesi fa, e questa notizia è passata un po' in sordina, è stato rinviato a giudizio per traffico illecito di rifiuti e frode quando era in Acea. Beh, a questo punto dico che Marino è un po' sfortunato, diciamo così. Lo smaltimento. Cerroni, monopolio di Cerroni. Secondo la procura, ero con Pignatone l'altro giorno, Cerroni, il sistema Cerroni era un sodalizio criminale in grado di influenzare la pubblica amministrazione. Bene, ma come nasce questo impero? Mi piace ricordare una testimonianza di un ex assessore del comune di Roma, siamo negli anni 80, Pampanella, che racconta in commissione d'inchiesta del ciclo illecito dei rifiuti come è nato questo impero. C'era una società che si chiama Sogein, l'equivalente adesso di AMA, che era mista pubblico-privato. Il privato era Cerroni, il pubblico il comune. Bene, già allora il comune finanziava questa società per fare un servizio di raccolta differenziata, che non veniva fatto, tanto c'era la buca di Malagrotta e finiva tutto lì dentro. Bene, questi soldi che venivano risparmiati, che andavano a questa società, andavano al privato e al comune di Roma. Parole testuali dell'assessore, diceva, era un metodo per finanziare i politici e i partiti. E dentro c'erano all'epoca democristiani, socialisti, comunisti, movimento sociale, c'erano tutti i partiti, era un modo per finanziarli. Questo sodalizio, che è arrivato fino ai giorni nostri, parlando con la finanza, mi raccontava come per esempio un funzionario regionale Spagnoli, che è morto, utilizzava per difendere questo sodalizio, se qualche volta qualche imprenditore che si sentiva danneggiato rivendicava qualcosa, usava dei metodi violenti, e qui il parallelo anche con Mafia Capitale, con le mafie, arrivava a tirare a un imprenditore la lampada nel suo ufficio. Bene, adesso questo Spagnoli, dottor Spagnoli, è morto. La finanza comunque giustamente ricordava come morto un papa se ne fa un altro, perché poi magari c'era Di Carlo, sempre del Partito Democratico, Di Carlo, sarà un caso, non lo so, continuava questo sodalizio che è durato fino ai giorni nostri. Bene, fino ai giorni nostri, purtroppo decenni di questa situazione dove tutto si fondava sulla discarica di Malagrotta, ovvero il vostro sacchetto andava direttamente in discarica, così, così com'è. L'Europa ce lo dice dal 99, noi lo ripetiamo in tutte le salse, non è possibile gestire i rifiuti così.
Marino ha chiuso la discarica di Malagrotta 2 anni fa. Perché? Chiunque fosse stato sindaco avrebbe dovuto chiuderla, perché l'Europa ci stava per sanzionare una multa miliardaria che avrebbe sfasciato le casse di qualunque comune e di qualunque stato. Però che cosa è successo? Che nel frattempo, visto che non si potevano gestire i rifiuti così, gli impianti a Roma sono vecchi, e parlavo col prefetto, sono fragili e precari. Sì, bello, Gassman ha detto ok, ognuno di noi prenda la paletta e pulisca, però quel rifiuto poi deve essere ricevuto di questi impianti. Questi impianti, purtroppo, e ritorno al DG di Ama che parlavo prima, se non ci sono i soldi, se questi impianti non vengono non viene fatta la manutenzione, penso a Rocca Cencia, se c'è un garage che rimane aperto dove entra il camion dei rifiuti, gli abitanti vicini sentono la puzza. Se non viene fatta manutenzione al biofiltro, gli abitanti sentono la puzza. E questa situazione, purtroppo, è ingestibile. In una situazione del genere, quando crolla un impero, succedono sempre delle guerre, spesso anche delle guerre fra amici, anche delle guerre interne. Parlando con il presidente dell'AMA, Fortini, che si è addirittura rivolto in procura, c'è una guerra anche tra comune e Regione Lazio, perché il comune stava provando a portare i rifiuti a Frosinone. Il comune, anche secondo le parole del prefetto e del presidente AMA, la regione ha mandato dei controlli che sono un po' eccessivamente fiscali, diciamo così, in modo tale che il comune di Roma si è dovuto riprendere questi rifiuti, quasi come voi a Roma dovete farvi una discarica, dovete tenerveli voi i rifiuti. Ma sarà un caso? Non lo so. Tutti i terreni e tutte le proprietà e tutte le discariche che stanno dentro di Roma sono opzionati da Cerroni. Quindi c'è una guerra dove non si sa da che parte tira il vento. C'è anche una guerra tra Cerroni e AMA. Noi, siccome vogliamo bene a Roma, quindi Cerroni ha chiesto a Roma 900 milioni di euro per degli investimenti che lui gli sosteneva che sono andati a vuoto, quindi chiedeva un risarcimento. Noi abbiamo fatto degli accessi agli atti, abbiamo dato una mano, perché comunque sia Roma non ha bandiere e noi ci teniamo a prescindere da tutto. Abbiamo dato una mano per dare dei documenti che sono stati comunque utilizzati e utili per evitare di pagare questi 900 milioni che attenzione li pagate voi, e avrebbe portato al fallimento di Roma, se già non sta fallendo. Bene, in tutto questo la Regione Lazio che fa? Silenzio. Io in commissione inchiesta al ciclo dei rifiuti ci tenevo a due cose: uno, a mandare i controlli in tutti questi impianti per quei discorsi che facevo prima, quindi ho sfruttato i nostri poteri giudiziari per mandare i carabinieri a fare un'ispezione, stiamo valutando questi dati. E purtroppo gli organi di controllo, sia i carabinieri del NOE che l'ARPA, sono di poche unità, con sempre meno soldi. Guardate la forestale che fa un lavoro ambientale, adesso viene smembrata, purtroppo è una situazione difficile. E Zingaretti non si è purtroppo presentato, l'abbiamo convocato in commissione, non si è presentato, ma ci tenevo a dedicare un'intera giornata in commissione, per la prima volta abbiamo dedicato un'intera giornata per sentire tutti i comitati romani, perché comunque, visto io facevo parte anch'io dei comitati e spesso non venivamo mai sentiti dalle istituzioni, quindi ci tenevo, ed è emerso comunque come la Regione Lazio non risponde quasi mai alle domande di questi cittadini, di questi comitati, e nemmeno alle interrogazioni dei parlamentari d'opposizione, dei regionali d'opposizione. In Regione un piano dei rifiuti che è ancora quello dell'epoca Polverini, si è chiuso a Bracciano, si è chiuso a Malagrotta. Quindi quel piano è come se fosse la preistoria e in tutti questi anni ancora non è stato cambiato. Poi c'è un problema per Cerroni e la Regione Lazio. Bene, in questi giorni abbiamo scoperto che
La Corte dei Conti ha dichiarato che queste tariffe erano sovradimensionali, quindi sia AMA nello smaltimento che noi cittadini abbiamo pagato più di quanto dovevamo pagare per usufruire di un servizio che non abbiamo ottenuto, e quindi c'è un danno anche erariale. Poi, parlando anche con Pignatone, c'è finalmente, a sentire nei prossimi giorni, che ha sancito che la discarica di Malegrotta non solo ha inquinato le falde, ma sta continuando a farlo, perché una discarica non basta chiuderla se non fai una bonifica, quella continua ad inquinare. Bene, Pignatone userà la nostra legge sugli ecoreati per la prima volta per questo nuovo filo di inchiesta, e quindi questo mi fa piacere, perché noi del Movimento 5 Stelle abbiamo dato il nostro contributo. Ma non c'è solo Malegrotta, c'è anche, per farci un esempio, Cupinoro è stata chiusa. Questa discarica è gestita dal comune di Bracciano, che è del PD, sarà sempre l'ennesimo caso, per carità, non lo metto in dubbio. Bene, un comune di 20.000 abitanti, se ricordo bene, questa discarica, quando uno gestisce una discarica il comune deve mettere da parte dei soldi per fare la bonifica quando viene chiusa. Questi soldi sono spariti da quell'amministrazione e si è creato un buco di 32 milioni di euro. Un comune di 20.000 abitanti con una discarica, che di solito fa i profitti una discarica, bene, si è creato un buco di 32 milioni, anche le discariche che uno va a chiudere. Bene, quali sono le soluzioni? Stringo, sì, perché noi abbiamo anche delle proposte. Abbiamo fatto, sono a prima firma, ma è stato un lavoro di gruppo, una proposta di legge sulla gestione dei rifiuti, e quelli sono tutti lì, ci sono lì dentro, vi invito ad andare a vedere tutti i nostri principi del Movimento 5 Stelle: la partecipazione dei cittadini, il ciclo di vita del prodotto, perché i prodotti sono progettati per andare a finire il prima possibile in discarica, la legge sul vuoto a rendere, la Camera, e è ferma al Senato, e vi lascio immaginare le pressioni, perché le lobby hanno tutto l'interesse affinché si facciano più rifiuti, perché devono guadagnare con le discariche, con gli inceneritori, e se io faccio una legge per evitare che si producano rifiuti si accende una lampadina d'allarme. Non solo, il mondo del riciclo, c'è un monopolio del CONAI, anche qui abbiamo fatto una proposta di legge per rompere questo monopolio, perché anche lì sul mondo del riciclo, che se io con le discariche, ma io del mondo del riciclo non ho la voglia di investire, e soprattutto la separazione per quanto riguarda Roma. Se io ho una discarica, un inceneritore e mi occupo della raccolta, ma io che interesse ho a fare la raccolta differenziata? Bene, chiudo, perché purtroppo non è facile spiegare tutto in così poco tempo. Dateci in questa guerra chi più di noi, che come vi dicevo prima dentro c'erano tutti i partiti, chi meglio di noi può cambiare le cose. Dateci questa opportunità e cambieremo Roma. Grazie. Grande Stefano, grande. Adesso è con noi, vieni Carla. Carla Ruotto. Un applausone. Vai.